e riniziamo da davanti a una chiesa. D'altra parte è Pasqua, siamo italiani, paese cattolico. Buttatevi sul balcone e alzate la testa, guardate, sopra la balconata vedete un oggetto. Come ci si arriva? Perché lasciaglielo, non se ne parla. E poi che ne sai, magari un uovo di Pasqua. Io la cioccolata non la lascio a nessuno. Buttatevi da sta parte, c'è una scaletta, vi ricordate c'è la torretta sulla vostra sinistra da cui vi ho detto di non gettarvi, però se guardate bene, andate da questa parte e guardate giù, vedete che c'è un balcone, vi potete gettare. Qui io ho sottovalutato l'avversario, ero arrivato senza salute, ho fallito il backstabbing, quindi mi ha ammazzato. Voi andate quatti quatti, pa, backstabbing. Lo fate fuori, io lo faccio fuori con tutta la cattiveria di cui sono capace per vendetta. Recupero quei due spicci. Ok, arriviamo qui. Ora non so se capite dove siete. Probabilmente no, perché per carità, bello sto maniero. Però pagare la bolletta della luce ogni tanto, come dicevamo, non sarebbe una cattiva idea. Salite la infinita scaletta e vi ritrovate sulla balconata dove avete il vostro oggetto, poi vi ributtate giù e voilà. Seconda cosa, vi ricordate qui? Siamo qui, mettiamo le due pietre lì dentro, entriamo qua dentro e qui di solito ci buttiamo di sotto, però vedete che c'è un oggetto lì su quella piattaforma. Come ci arrivo io a quell'oggetto? Allora, ricordatevi, prima di tutto famo fuori sto tipo, che altrimenti vi fa cadere, vi spara, probabilmente non da questa parte, ma insomma, meglio essere sicuri, no? Ecco, buttatevi giù di qui, è fondamentale l'illuminazione qua, perché veramente non si vede una mazza. Andate su da questa parte, non perdete tempo con la parete, che non è una parete invisibile, è un passaggio. Ora andate su di qua, io mi sono dimenticato che c'è un mago sopra, e infatti mi becca, vabbè, comunque fatelo fuori. Bene, arriviamo qui e di qua ci possiamo buttare in vario modo, ma insomma andiamo anche al piano di sotto o attraverso quella gabbia o anche direttamente giù. Non morite, voilà, però insomma siate prudenti e recuperate gli oggetti. Ve la ricordate sta parte, no? Quella con le lumache all'inizio. Bene, famo fuori le lumache. Vedete queste pareti? Quando vedete una parete così, significa che è possibile abbatterla. Ma è come se quelle pareti avessero dei punti vita, quindi dovete continuare ad aggredirle con la spada o qualunque cosa abbiate, insomma, fino a quando la parete non scompare. Sinceramente non conviene abbatterle. Conviene abbattere solamente l'ultima. La prima è vuota, questa qui ci si può arrivare anche dal corridoio, mentre l'ultima è anche più facile da battere, infatti basta un colpo, boom! E vi dà accesso a quella stanza che trovate chiusa in corridoio. Qui avete un esempio bello, perché velocizzando il suono pare free jazz, diciamo. Vabbè, finalmente. E arrivate qua.